Difendiamo il parco giochi di Alife, dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, articolo 31. Gli stati parti riconoscono al fanciullo il diritto a riposi e al tempo libero, a dedicarsi al gioco ed attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. In seguito alla recente azione vandalica avvenuta ai danni del parco giochi di Alife, il Movimento per la Pace, presieduto da Agnese Ginocchio, è sceso in campo per dire no alla violenza e salvaguardare i diritti dei bambini. Il parco giochi rappresenta il cuore pulsante della città, il luogo dove tanti ragazzi si recano per trascorrere il loro tempo libero. Vogliamo negare anche questo diritto? A tal proposito abbiamo ascoltato il presidente del Movimento per la Pace, Agnese Ginocchio. Agnese, i diritti dei bambini devono essere tutelati, devono essere salvaguardati affinché gesti, episodi del genere non accadano più, soprattutto se a farne le spese sono i bambini del nostro territorio. Sì, noi siamo qui stasera per manifestare contro questo scempio, questa violenza dilagante. Non sappiamo da cosa dipende, però vogliamo lanciare un appello agli autori di non prendersela con gli spazi pubblici e pubblici che in particolare toccano, vanno a toccare il cuore della città, il cuore pulsante della città che tocca proprio il futuro, i giovani, i nostri giovani che sono qui stasera a manifestare per difendere i loro spazi. E i diritti dei giovani sono i diritti a cui, come abbiamo ascoltato prima nell'articolo della Convenzione sui diritti dell'infanzia, le istituzioni hanno il sacrosanto dovere di difendere e di tutelare, quindi tutti gli spazi dedicati a loro vanno salvaguardati. Sarebbe opportuno posizionare delle videocamere in questo luogo, innanzitutto perché abbiamo di fronte l'edificio scolastico, poi abbiamo un altro monumento importante che rappresenta il simbolo di questa città, l'albero della pace, che è il monumento vivo da coltivare e custodire con le nostre azioni, l'albero dedicato a tutti i caduti, alle persone che hanno dato la vita per assicurarci condizioni di pace oggi. Queste condizioni di pace che tutti quanti noi, adulti, istituzioni, politica, associazioni e comunità, parrocchie, abbiamo il dovere di tutelare. È opportuno metterci insieme per fermare questa ondata di violenza, e soprattutto perché dobbiamo lasciare un buon esempio e dobbiamo dare loro l'opportunità di vivere serenamente, spensieratamente. Il diritto al gioco è sancito nella Convenzione dei diritti dell'infanzia e bisogna soprattutto, per fare questo, investire in valori, in educazione e in pace. Infatti noi oggi siamo qui, il Movimento per la Pace è qui per dire no alla violenza, sì al futuro di questi bambini. No alla violenza, sì al futuro di Alife, ma per costruire il futuro bisogna investire sulla pace. L'appello che noi lanciamo durante il passaggio della fiaccola della pace, che ha l'obiettivo di inaugurare dopo 100 anni della grande guerra l'era della grande pace, è rivolto in primis alle scuole, agli enti locali, a farsi promotori di pace, perché senza dare il buon esempio non abbiamo altro che assistere a scene di violenze e quindi ad assistere a questa reazione a catena che si ripercuote sulle fasce più indifese, le fasce giovani, dei giovani, i giovani che subiscono una violenza. Noi abbiamo il dovere di fermare questa ondata e di lavorare insieme per costruire la pace. La pace è l'unico obiettivo che deve muovere le nostre azioni, partire dagli ambienti politici. E da Alife è tutto. Valentina Monte per Casertasera.it.